Ciao, eccoci con un nuovo tutorial. Questo è come ho utilizzato io il cabochon che abbiamo realizzato insieme con i colori Pebeo nel video che vi metto il link sia qui che nel box informazioni. Questa è la mia rivisitazione. Utilizzeremo la tecnica embroidery e questo sarà il tutorial. Utilizzeremo del feltro colorato e questo cabochon appunto realizzato con una base in vetro e colorato con i colori della Pebeo. Ho inamidato il feltro perché ho visto che si sfilacciava con un pennello molto morbido e l'acqua molto diluita con il vino. Qui mi sono cadute tutte le perline, ridiamoci sopra. Incollerò questa volta, queste sono delle perline di Conterie che utilizzerò, che sono molto simili alle Gutterman 9.0. Questa volta incollerò il cabochon per motivi di tempo con la colla a caldo, eccola qui. L'unica accortezza è che dovete fare molto velocemente e mettere poco poco prodotto, tanto poi lo andremo a correggere. L'importante è metterlo bene al centro, schiacciarlo bene, tanto vi incollerete anche le dita, questo è scontato, e lo incollate velocemente al feltro. Lo schiacciate bene, come vedete, come faccio io con la mano, perché così non fa spessore, perché il problema della colla a caldo è proprio questo, che fa un po' di spessore, non è per la tenuta, anche perché poi va cucito completamente il cabochon con le perline e quindi non si staccherà mai più. Adesso utilizzerò un filo di nylon perché, come vi ho già detto, il nylon non mi piace molto, anche se dopo sarò costretta a utilizzarlo per fare la rifinitura finale, poiché utilizzeremo dell'alcantara nera, della felta alcantara nera, e quindi devo utilizzare per forza un filo nero e utilizzerò appunto il nylon. Qui ho fatto un nodo e sono passata all'interno del feltro, poi ripasso nel feltro per rinforzare appunto il nodo, per non usare direttamente il filo a fianco al nodo. Comunque fate un paio di giri e poi ci ritroviamo qui proprio al capo, dove si spacca il cuore. Inserisco due perline, insomma la solita procedura per le embroidery. Inserisco due perline, torno indietro con l'ago all'inizio e poi rientro in quelle due perline che abbiamo inserito. Inserisco altre due perline, queste sono perline di Conterie, e ci serviranno sia queste, che sono un po' più grandi, quindi 9.0, ma potete utilizzare anche le 8.0 se non le avete, e poi utilizzeremo delle 11.0. Io utilizzo solo queste due misure perché non mi serve stringere molto il cabochon in quanto è già incollato, insomma. Poi rientro in tre perline tornando indietro e di nuovo rinserisco due perline, mi scosto un po' con l'ago, rientro in tre perline contando all'indietro e rientro nelle tre perline. Faccio tutto il giro del cuore seguendo esattamente i contorni del cuore, eccoci qua. Riesco praticamente con l'ago nello stesso punto dove abbiamo iniziato, rientro con l'ago in due perline della lavorazione, tornando indietro, e qui utilizzerò due colori di rocaille perché volevo fare questa particolarità. Siccome il cabochon è metà e metà, farò anche le perline metà e metà. Utilizzerò un colore gold molto chiaro, infatti il colore è un Milky Gold Light, mi sembra, insomma la rifinitura Milky, che mi piace molto, e in questa lavorazione utilizzerò anche quelle rosse color Milky, Milky satinate, mi sembra. Comunque entro con l'ago inserendo due perline e torno indietro di 4. Questo non si vedeva molto bene, comunque inserisco due perline, torno indietro di 2 e entro in 4 perline. Questo lavoro lo faccio per tutto il giro, qui mi sono un po' incespicata, ecco qua, e entro in 4. Praticamente inserisco altre due perline sul lago, prendo, torno indietro di quelle due dalle quali uscivo e rientro in 4. Questa è sempre la sequenza. Adesso le perline le vedete tutte disordinate, cioè tutte a coppie, ma poi entreremo in tutte le perline e si farà un bel lavoro pulito, come avete visto all'inizio, perché vi ho fatto vedere, insomma. Qui inserisco le perline rosse e quindi faccio lo stesso lavoro che ho fatto di là. Qui in questo caso ne metto una sola perché stavo proprio all'angolo del lavoro e quindi ne inserisco una sola, ma in realtà vanno sempre a coppie. E questo succede anche se poi alla fine, visto che non l'abbiamo contate le perline di base, può succedere che vi rimanga una perlina sola di base e non c'è problema, perché tanto inserite una perlina e rientrate poi di 3 invece che di 4, cioè non succede niente. Poi con un po' di pratica, insomma, basta farlo e si capisce bene che cosa stiamo facendo, insomma.
Poi se avete problemi mi scrivete un commento, io cercherò di spiegarvelo meglio possibile. Comunque il lavoro è veramente semplice. Adesso cosa sto facendo? Sto rientrando in tutte quante le perline, indifferentemente se giallo o rosse. Rientro in tutte quante le perline per rinforzare il lavoro. Io sto utilizzando un nylon 020. Quindi rientro una volta sola. Se voi avete un filo che non è un nylon, ma magari un Naimo o un Sono, che sono molto più morbidi, vi consiglio di passare due volte. Invece con il nylon, siccome che tira benissimo perché è poco elastico, va benissimo. L'unica accortezza è che qui, come vedete, la punta non si vedeva bene, anzi si vedeva un pochino. E allora ho messo due perline sulla punta e sono rientrata nella perlina successiva. Qui vi vedete due perline dorate, ma poi sono tornata indietro e ne ho inserita una dorata e una rossa, come vedete qui nell'immagine. Ora che cosa faremo? Faremo un bel nodo di dietro, insomma, al lavoro, e ripassiamo un po' nelle perline per fermare il filo, e poi tagliamo bene il feltro, lo rifiniamo bene. Per quello che io utilizzo delle perline un po' più grandi sulla base, proprio perché mi trovo più comoda poi quando devo andare a rifinire e sono più sicura di non tagliare anche il filo. Qui vi farò vedere solo la rifinitura e l'incollaggio con la U sopra la filta a cantare. Eccolo qui il passaggio. Per chi me l'ha chiesto, la U secondo me funziona molto bene e tanto, come vi ho detto, il lavoro va fissato e cucito, quindi la colla va benissimo, questa colla. La metto picchiettando una quantità, insomma, modesta, non tantissima. Puzza un pochino, come già vi ho detto, però il lavoro viene bello pulito. Utilizzo appunto questa filta Ancantara, poi rifinisco anche questa, la schiaccio bene, aspetto una ventina di minuti che si asciuga e poi la rifinisco bene. E anche se non si è asciugata del tutto, non è un problema, perché poi andiamo appunto a cucire il lavoro. Questo passaggio non ve lo faccio vedere, vi faccio vedere solo una chicca qui che ho utilizzato, perché non riuscivo a tagliare con questa forbice quell'angoletto su in alto. Utilizzo un metodo molto professionale per ridere un po' con il mio solito tagliaunghie, io lo utilizzo ormai per tutto. Qui vi faccio vedere che cosa ho fatto, ma non vi faccio vedere il tutorial perché già ve l'ho fatto vedere nel video precedente, quello del gufo all'embroidery. Quindi rifinite praticamente cucendo le perline sempre a due dietro al lavoro. Questa volta con un filo nero, perché l'alcantara è nera e quindi per far venire un lavoro più pulito ho utilizzato questo. Come vedete ho fatto metà rosso e metà oro, mi sembra un lavoro molto carino. L'unica accortezza è che lì in basso ho praticamente aggiunto due perline, come ho fatto per la parte in alto prima, ho aggiunto due perline anche in basso. Comunque se avete problemi fatemi delle richieste, non c'è problema, lasciatemi un commento qui sotto, io vi risponderò. Se vi è piaciuto mettete un mi piace e se vi va iscrivetevi al canale. Ciao da Alessia Lux.